In ragione dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale, che prevede precipitazioni e soprattutto venti forti o localmente molto forti, prevalentemente sud-occidentali, con raffiche, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura per il 3 novembre delle scuole pubbliche e private paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ed esclusi il Conservatorio di Musica Nicola Sala e le università che si determineranno autonomamente, della Villa Comunale e dei Parchi Cittadini, del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali e di operatività interna improrogabile. In occasione della concelebrazione eucaristica tenutasi presso la chiesa madre del cimitero di Benevento, l'arcivescovo della chiesa sannita, Monsignor Felice Accrocca, nella sua omelia, ha voluto ricordare tutti i defunti scomparsi nel luogo della loro memoria ed ha posto l'accento su tutti i vivi che soffrono, le persone fragili, bisognose di aiuto. Non dimenticare i defunti per non dimenticare i vivi ed aiutarli in questa vita terrena, ha dichiarato il pastore della chiesa beneventana. Tutti potenti, coloro che possono, le associazioni di volontariato e le singole persone sono solo una goccia nel mare, perché ognuno nel suo piccolo deve fare qualcosa per aiutare i più bisognosi, soprattutto se ne ha la possibilità. Tendere una mano al prossimo deve essere il monito primo della solidarietà e dell'amore, perché la nostra vita su questa terra, una volta raggiunto il mondo dei cieli, non sia stata vana. Presenti alla celebrazione le autorità civili e militari, tra gli altri il vice sindaco Francesco De Pierro e l'assessore Attilio Cappa. Tribunale del Riesame di Milano ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di dimora per la consigliera comunale di Benevento, Annalisa Tomacello, accusata di aver truffato per oltre 100.000 euro. La Tomacello, difesa dall'avvocato Vincenzo Sguera, è stata coinvolta in un'inchiesta della Procura di Sondrio i primi di ottobre su una presunta truffa di test antigenici messa in atto da un'azienda di Sondrio che avrebbe acquistato tamponi antigenici da una società tedesca, che non avrebbe però mai ricevuto l'importo ad essa dovuto, del valore di oltre 100.000 euro. Secondo l'accusa, la Tomacello, assieme ad un altro imprenditore coinvolto nell'inchiesta, Andrea Taurino, di 50 anni, avrebbe versato alla ditta un acconto di 2.500 euro senza saldare mai davvero l'importo intero ed esibendo un documento presuntivamente falso. La consigliera Annalisa Tomacello rispose poi all'interrogatorio del GIP Roberto Nuzzo, fornendo la sua versione dei fatti e dichiarandosi innocente ed estranea ai reati contestati. Secondo le indagini, però, la Tomacello potrebbe essere stata raggirata o potrebbe essere stata ignara della fine del versamento economico, e per questo il giudice ha accolto il ricorso dell'avvocato Sguera. 5 milioni di euro per riqualificare l'ex scuola di San Modesto in via Firenze e realizzare 20 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in uno spazio che sarà completamente rimesso a nuovo. Un risultato di eccezionale levatura che oggi è diventato realtà con la pubblicazione della graduatoria delle proposte ammissibili. Benevento figura al secondo posto e riceverà l'integrale copertura finanziaria del progetto. È quanto annunciano in una nota il sindaco Clemente Mastella e gli assessori Mario Pasquariello ai lavori pubblici e Molli Chiusolo alle politiche abitative. Con i fondi della legge, un'area degradata di uno dei quartieri più popolosi della città di Benevento diventerà un polo destinato all'edilizia residenziale pubblica. I 5 milioni di risorse permetteranno anche contestuali interventi destinati al verde pubblico e alla fruizione di spazi per finalità aggregative e ricreative. A seguito dei lavori di risanamento della massicciata del binario unico che collega le stazioni di Benevento e Avellino, con apposita ordinanza dirigenziale è stato disposto che via Francesco Paga e via Valfortore verranno chiuse al traffico in corrispondenza del passaggio a livello. Dalle 20 di martedì 8 novembre alle 6 di mercoledì 9 novembre, dalle 20 di mercoledì 9 novembre e dalle 6 di giovedì 10 novembre. Nell'occasione verrà istituito un percorso alternativo. È la nuova Opel Corsa elettrica. Yes. Ha una grande autonomia. Yes. Of course. È divertente da guidare. Yes. Spinge forte. Yes. Si ricarica al volo. Yes. Of course. Davvero? Yes. Of course. Vieni a conoscere la nuova Opel Corsa. Concessionaria Sara, zona industriale, Benevento.
Durante una scrupolosa attività di vigilanza e osservazione, la polizia penitenziaria ha rinvenuto all'istituto penale per minorenni di Airola due telefoni cellulari e sostanza stupefacenti a due detenuti. A darne notizie Giuseppe Merola, segretario nazionale FISA-CNPP, che esprime soddisfazione per l'apprezzabile operato dei poliziotti penitenziari a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza sia penitenziaria che pubblica. Da tempo l'istituto di Airola sta vivendo delle forti criticità organizzative e gestionali, oltre alla presenza di detenuti con problematiche. L'invito all'amministrazione centrale è quello di adottare impellenti interventi a tutela di tutta la comunità penitenziaria. Una donna di 45 anni, residente nel comune di Forchia, in provincia di Benevento, ha accusato un malore. Immediatamente i familiari hanno chiamato i sanitari del 118 che hanno soccorso la malcapitata. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha salvato la vita alla donna, soprattutto perché sull'autoambulanza, giunta da Airola dinanzi alla sua abitazione, vi era un medico che gli ha prestato soccorso con le dovute manovre salvavita. L'Autorità Nazionale Anticorruzione attesta che la società Samt SRL, interamente partecipata dalla provincia di Benevento per la gestione del ciclo rifiuti, potrà procedere autonomamente all'affidamento dei servizi, forniture e lavori. Lo ha comunicato l'amministratore unico della società, Domenico Mauro, alla presidente della provincia, Nino Lombardi, che ha accolto con soddisfazione la notizia. Sabato 4 novembre, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, l'area archeologica del Teatro Romano di Benevento, come tutti i musei e parchi archeologici statali, saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della Cultura Sangiuliano per la prima volta nella storia della Repubblica. Sono previste visite guidate da parte del personale del museo. La partecipazione è compresa nel biglietto d'ingresso gratuito al museo. Mercoledì 8 novembre alle 12.30 a Benevento, presso la sala conferenze del Comando Provinciale Carabinieri di Via Mio Martini, il comandante provinciale colonnello Enrico Calandro presenterà il calendario storico dell'arma e l'agenda del prossimo anno. Importante è stata la visita del capo del Dipartimento della Giustizia Minorile all'IPM di Airola e altrettanto importanti per l'intera cittadinanza sono state le parole di attenzione che sono state rivolte per la struttura, soprattutto in questo momento. Così in una nota Maglione. Ricordo che a favore della struttura durante la scorsa legislatura sono stati destinati oltre 15 milioni di euro con i fondi del PNRR per l'ammodernamento e oltre 400 mila euro nel 2020 per la sola facciata. Ho seguito sempre da vicino le vicende che interessano il Palazzo Ducale e la nuova rassicurazione del dottor San Germano che detti fondi saranno spesi tutti in tempi celeri, mi fa ben sperare a fronte degli attuali ritardi. Non più tardi dello scorso mese di marzo, la FIPCGL, assieme ad altre sigle sindacali territoriali, teneva un cordiale e proficuo incontro con l'ATS ANPAS CRI Misericordie, che gestisce il servizio di trasporto in emergenza 118 a Benevento e provincia. Un confronto sindacale proficuo, in quanto le parti, dopo aver esaminato alcune criticità inerenti ad esempio gli adeguamenti dei minimi tabellari a parametri contrattuali con condizioni di miglior favore, buoni pasto e altri aspetti tecnici del servizio, sottoscrivevano un impegno volto a coinvolgere il management ASL affinché si adoperasse per colmare tali importanti lacune dovute ad interstizi di carattere contrattuale di primo e di secondo livello, così come già avvenuto con successo per il personale medico rianimatore del centro mobile di rianimazione, trattandosi di affidamento diretto a rendicontazione. Come spesso accade, il silenzio assordante, la nota indifferenza del management aziendale, a dir poco lento nei confronti di una dinamica che del lavoro richiede sempre una tempestiva reattività, hanno già dato avvio ad una serie di ricorsi individuali con conseguente dispendio di ulteriori risorse, subentrando anche avvocati ad hoc che seguiranno le singole cause. Martedì 7 novembre, dalle 15 alle 18.30, l'ASDIM organizza un ciclo di visite vascolari con EcoColor Doppler al carotideo, la più efficace metodologia per la prevenzione e la cura di ictus ed aneurisma. Le visite saranno eseguite dal professor Bruno Amato dell'Università Federico II di Napoli. Per trattare te stesso usa la testa, per trattare gli altri usa il cuore. Per info e prenotazioni 351-71-85946, ASDIM, in contrada San Chirico, plesso Digigarden a Benevento.
I giallorossi si sono ritrovati presso l'antistadio in Briani, dove hanno svolto una sola seduta di allenamento. Agli ordini di mister Matteo Andreoletti, i calciatori sono stati impegnati con attivazione e mobilità tecnica, partita divisa per settori e mini torneo a tre squadre. Gli allenamenti continuano in giornata. Domenica 5 novembre, presso la sala d'armi dell'ex colonia elioterapica, si svolgerà un torneo di spada amichevole Under 12. La gara, organizzata dall'Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno, vedrà la partecipazione, oltre che dei giovani schermidori del club Sannita, anche di tanti altri ragazzi provenienti da diverse società della Campania. L'evento inizierà alle ore 9. Dopo 23 anni di successi ricchi di risultati prestigiosi in vasca, con ben 3 Olimpiadi, Londra, Tokyo e Rio de Janeiro e tanti altri traguardi nazionali ed internazionali, dice addio al nuoto agonistico Stefania Pirozzi. Una parentesi aperta 23 anni fa per la nuotatrice Sannita, una bimba di 7 anni, già testarda e determinata, che non avrebbe mai pensato di ritrovarsi a 29 anni a raccontare le gesta sportive più eclatanti per il nuoto Sannita, quali 3 Olimpiadi e tanti altri successi in vasca. Oggi, afferma la Pirozzi, chiudo una parentesi importante della mia vita e voglio ringraziare in primis la mia famiglia. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. La Canottieri Napoli, le Fiamme Oro che mi hanno supportato per ben 11 anni, gli allenatori, i compagni di fatiche che mi hanno supportato in questo meraviglioso viaggio. La Pirozzina Occhi di Lince saluta la linea blu, pronta a ruggire tra nuove corsie, grata per la donna che sono diventata. Auguri alla campionessa Stefania, che ha avuto anche il tempo di laurearsi all'Unifortunato. Prosegue la vincente tour di Sport 7 Live. Il super format giallorosso di TV7 questa volta va in palestra per testare la propria condizione fisica e tirare di fioretto. Domenica 5 novembre, a partire dalle 18, si accenderanno i riflettori della sala d'armi dell'ex colonia elioterapica Rione Ferrovia, tempio dell'Accademia Olimpica Maestro Antonio Furno, che ospiterà le telecamere di TV7 per raccontare la tanto attesa gara Messina-Benevento. Il talk show di TV7, condotto dal giornalista Alfredo Salzano, in onda sul canale 96, in web streaming sulla pagina Facebook TV7 Benevento, vi terrà informati raccontandovi la sfida Messina-Benevento, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie C Girone C. Si parlerà chiaramente dei recenti successi ottenuti a livello nazionale ed internazionale dalla società Sannita e dai suoi atleti, con la presenza nello studio itinerante di due grandi campioni, i maestri Dino Meglio e Francesca Boscarelli. Nello studio itinerante di Sport 7 Live, opinionisti, giornalisti, appassionati di calcio, per analizzare la sfida tra gli Amaranto e giallorossi. Sono previsti collegamenti diretta con gli inviati di TV7, che ci racconteranno i momenti più significativi del match della squadra di mister Andreoletti, a caccia di punti importanti per consolidare la posizione di alta quota nella classifica del torneo di Serie C Girone C. Il gruppo di comunicazione TV7, Radio International e Social dunque rinnova l'appuntamento di sabato 5 novembre alle 18 con Sport 7 Live sul set della sala d'armi dell'ex colonia elioterapica Rione Ferrovia, tempio dell'Accademia Olimpica Maestro Antonio Furno, per seguire la partita Messina-Benevento. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.